Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, volevo dirvi prima di tutto due cose super importanti, cioè che ci vediamo venerdì al Joy Joy di Torino, quindi ditelo a tutti i vostri amici che abitano lì o vicino, non vedono di no. Mentre sabato sera starò al terzo tempo di Vercelli, quindi vi aspetto lì e sempre non vedo l'ora di vedervi. Allora gente, non ho assolutamente preso i pugni, ma è il trucco colato, perché ho finito lo shooting, ho fatto una foto super speciale per voi che domani è San Valentino, quindi mi raccomando alle 13.45 attivate la sveglia perché domani ci sarà una foto bellissima, cioè nel senso l'ho fatta col cuore, quindi spero che vi piaccia, e anche il cuore poi non posso dire di più. Volevo anche chiedervi cosa fate voi domani, se festeggiate, se avete qualche idea. Io porterò il mio fidanzato in un hotel con le terme, bellissimo, in un posto che per me è super speciale. E niente, poi arrivi a casa e trovi tua mamma disperata, sommersa dagli abiti. Ragazzi, cioè, mi hanno mandato scatoloni di... cioè, penso, ho un armadio? Un armadio, c'è altra roba, raga. Poi ve la farò vedere tutto. Raga, comunque, avete visto mia mamma sommersa dei vestiti? Ma io volevo ringraziare questo negozio fantastico che è Abbigliamento Jessica, che la mamma e la figlia, che sono proprietarie, sono veramente pazzesche. Io le amo, mi riempio di vestiti sempre. Detto questo, adesso vi farò vedere cos'è il momento più bello della giornata di una donna. Guardate, guardate. Prima tiriamo su tutte le maniche perché sono nel mio bagno sempre. Ah, che bello, ragazzi. Ragazzi, voi non potete capire. Cioè, non potete proprio capire. Che bello, bellissimo. Cos'è che ti ha... Ma togli le maniche, sembri... No, non lo metto. Cosa ti ha detto oggi tu, ragazzi? Non sono presentabili. Mettigli i filtri. Cosa ti hanno detto? Dimmi cosa il filtro. Dimmi cosa ti hanno detto. Mettigli il filtro. Cosa ti hanno detto oggi due ragazzi? Ho sentito due ragazzi che erano lì a fare il banco. Ma togli le mani! Non si sente neanche cosa dici. E hanno detto che io ero il padre della Pagani. Ho sentito questo, ma io l'ho tirato dritto. Ma eccolo, eccolo. Sei famoso! Eccolo. Eccolo. Sei famoso. Seguiamo. No, non sono famoso. Ma che famoso? Ti chiedono le foto? Mi prendono per il culo. Ma...